Buonasera, tra poco nel nostro telegiornale la cronaca con diverse operazioni effettuate da carabinieri e polizie in Calabria questa mattina, molti gli arresti effettuati dagli uomini delle forze dell'ordine. Ritorneremo poi sull'efferato omicidio di Fabiana Luzzi e sul ragazzo accusata di averlo uccisa. Parleremo di sanità, delle emergenze che si registrano all'interno dell'ospedale Annunziata di Cosenza e delle ultime decisioni assunte dai vertici regionali in merito alla carenza del personale, di viabilità e di tanto altro ancora subito dopo i nostri titoli. Vi aspetto. Smantellata una rete di spaccio nel Cosentino, 15 le persone arrestate si rifornivano di droga dal clan degli Zingari. 1.000 alberi di ulivo furono tagliati dagli esponenti del clan Bonavota alla cooperativa che si era rifiutata di consegnare all'Ndrangheta l'olio prodotto. 6 le persone fermate a vivo dai carabinieri sono accusate di estorsione aggravata dalle modalità mafiose. Non dichiara al fisco ricavi per 1,5 milioni di euro. Finisce nei guai noto imprenditore cosentino dell'abbigliamento. La finanza gli sequestra i beni. In attesa dello sblocco del turnover per la quota del 15% che avverrà solo tra 2 mesi, l'emergenza all'Annunziata sarà tamponata utilizzando i medici in servizio al 118. È stato deciso nel corso del vertice che si è svolto oggi a Catanzaro tra i sanitari del nosocomio Bruzio, il direttore generale ed il governatore Scopelliti. Ancora buonasera e ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Smantellata dunque una rete di spaccio nel Cosentino, 15 le persone arrestate questa mattina dalla polizia. Lo spaccio avveniva nel centro storico della città dei Bruzzi. Ce ne parla Marisa Fallico. Sono bastati 7 mesi di indagine agli uomini della squadra mobile Bruzia per individuare componenti, ruoli e attività di quella che viene considerata una vera e propria centrale dello spaccio con base operativa nel centro storico di Cosenza, capace di rifornire centinaia di tossicodipendenti con costanza e con un'offerta variegata: eroina, cocaina, hashish e marijuana. La notte scorsa il blitz, gli agenti hanno bussato alla porta dei 15 destinatari dei provvedimenti cautelari emessi dal GIP del Tribunale Bruzio su richiesta del procuratore capo Dario Granieri e del sostituto Domenico Assumma. 7 in carcere, 7 ai domiciliari, un obbligo di firma. Quasi tutti residenti a Cosenza e molti con precedenti specifici. In carcere sono finiti Walter Fidice, Michele Aiello, Mario Sacco, Italo Luigi Lorenzo, Agostino Ritacco, Antonio Di Fino, alias Ucinese, Aldo Iulianelli, già detenuto. Domiciliari per Marco Paura, Carmine Anzillotti, Rolando Liguori, Salvatore Cardellicchio, Francesco Mastroianni, Andrea Laratta e Daniele Perri. I segugi della polizia per mesi li hanno sorvegliati, intercettati, pedinati e hanno così acclarato come il gruppo, sebbene non organico alle consorterie criminali, si rifornisse dal clan degli Zingari, avendo acquisito credibilità e fiducia. Pagavano in contanti le partite di stupefacenti, i guadagni erano ingenti anche perché tra clienti abituali e nuovi lo smercio era costante e capillare. Il gruppo si era dato un'organizzazione quasi militare con una rete di sentinelle e addirittura di webcam per il controllo a distanza nel centro storico, piazza principale dello spaccio. Una piccola scampia. I contatti erano prevalentemente telefonici, come testimonia la mole di intercettazioni acquisite dagli inquirenti. Avveniva ovunque, non solo in città, ma anche presso un distributore di benzina al Bivio di Rose. Addirittura, come emerge dalle intercettazioni, anche l'assunzione avveniva immediatamente senza precauzioni. L'assunzione dello stupefacente avveniva dovunque. Veramente dovunque, dai pressi delle proprie abitazioni, per strada, in macchina, in ogni luogo. Riuscivano a bucarsi mentre guidavano o se in due nell'automobile riuscivano, chi guidava, a fare addirittura a somministrare la sostanza al passeggero dell'automobile e viceversa. Il passaggio della siringa senza nessuna condizione igienica.
L'operazione, che ha visto anche l'esecuzione di numerose perquisizioni e l'acquisizione di materiale ritenuto interessante per il prosieguo dell'inchiesta, ha consentito di disarticolare una pericolosa organizzazione che inondava la città e l'Hinterland, come ha sottolineato il procuratore Granieri, di sostanze stupefacenti. Fenomeno di grande allarme sociale, visto che tra gli assuntori ci sono ragazzi sempre più giovani che spesso, per pagarsi le dosi, iniziano a delinquere. E continuiamo con la cronaca, ma rimaniamo sempre a Cosenza, dove questa volta sono i carabinieri ad aver condotto un'operazione antidroga. I militari, occultati in peluche nella fodera di Vecchi Abiti, hanno scoperto oltre 3 kg di cocaina e marijuana ed arrestato 3 giovani accusati di traffico di stupefacenti. Ce ne parla Anna Franchino. Ecco la droga sequestrata all'alba dai carabinieri della compagnia di Cosenza, che hanno scoperto tra peluche e fodera di Vecchi Abiti oltre 3 kg di cocaina e marijuana. I militari hanno tenuto d'occhio per giorni 3 giovani cosentini. Si tratta di Pierpaolo Parise, di 38 anni, Domenico Puntillo, di 37, e Maria Teresa Sorrentino, di 22 anni, finiti in manette perché sospettati di far parte di una rete di trafficanti di sostanze stupefacenti operanti nel capoluogo Bruzio e nel suo Interland. Durante il blitz sono stati sequestrati anche materiale per la pesatura, il taglio e il confezionamento della droga, assieme ad oltre 1000 euro in contanti, somma ritenuta provento della vendita di stupefacente. I militari, prima di effettuare le perquisizioni domiciliari, hanno tenuto d'occhio per giorni i 3 giovani insospettiti da strani movimenti presso le loro abitazioni e al momento opportuno sono intervenuti. La droga è stata trovata in sacchetti di celofan, in un caso nel garage di uno dei sospettati, abilmente occultata in un mobile, mentre nella stanza da letto infitto alla ragazza i militari hanno scoperto 2 involucri contenenti 70 grammi di cocaina pura, posta ad ornamento dei peluche. Mentre all'interno della mansarda del 37enne è stata rinvenuta, in vecchi capi d'abbigliamento, circa 1,5 kg di marijuana. Lo stupefacente, introdotto sul mercato, avrebbe fruttato oltre 30.000 euro. Il 38enne è finito in carcere, mentre gli altri 2 giovani sono stati posti ai domiciliari. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore del Tribunale di Cosenza, Antonio Tridico. Proseguiamo con altri arresti. Erano arrivati a tagliare oltre 1000 piante di olivo per punire la cooperativa agricola che si rifiutava di consegnare l'olio prodotto. Crudeli all'appunto di arrivare a spezzare le gambe a chi non si piegava alla loro prepotenza. Oggi però i carabinieri delle compagnie di Vibo Valentia e di Tropea hanno arrestato 6 persone accusate di estorsione e tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose. Il servizio. Quando nel novembre 2011 si scoprì che ben 1000 piante d'olivo erano state recise alla cooperativa agricola Talitacum nelle campagne di Sant'Onofrio, la reazione dell'opinione pubblica fu netta. La cooperativa, legata alla diocesi, gestiva un terreno confiscato alla mafia e lavorava con persone bisognose. Il messaggio apparve chiaro e le seghe elettriche che tagliavano le piante d'olivo sembrava volessero tagliare anche la speranza di riscatto. Così non è stato ed oggi i carabinieri della compagnia di Vibo Valentia hanno chiesto il conto attraverso un'operazione scattata alle prime luci dell'alba che ha portato al fermo di 4 persone. Domenico Bonavoto, 34enne sorvegliato speciale, Domenico Cuglieri, 54 anni, affidato in prova ai servizi sociali, Gregorio Gioffre, 50 anni, censito penalmente, Giuseppe Barbieri, 40enne incensurato. A spiccare i mandati la DDA di Catanzaro con l'accusa di estorsione e tentata estorsione aggravata dalla modalità mafiose. Ma non è tutto, perché oggi è stata una giornata intensa per i carabinieri che, sempre su mandato della DDA di Catanzaro, mentre si dedicavano al clan Bonavoto di Sant'Onofrio, altri loro colleghi, quelli della compagnia di Tropea, si spostavano al clan Mancuso di Limbadi, bloccando altre 2 persone che avrebbero chiesto denaro ad un imprenditore della lavorazione del ferro. L'imprenditore non si sarebbe piegato alle pretese, subendo di conseguenza minacce e lesioni. Nel 2012 addirittura fu aggredito a colpi di spranga, riportando la frattura di una gamba. 2 dei presunti responsabili avrebbero svolto le estorsioni nonostante fossero gli arresti domiciliari per altri reati. Si tratta di Antonio Campisi, 22 anni, e Nicola Vittorio Drommi, di 24 anni. Sarà utile ricordare che il padre di Campisi è stato assassinato nel 2011, mentre dal 2010 il padre di Drommi è scomparso
scomparso e si ritiene sia stato vittima di un caso di lupara bianca. La procura credo abbia dimostrato che riesce ad intervenire tempestivamente nel momento in cui le persone offese, vittime di reati di mafia, ritengono di rivolgersi ad organi dello Stato, assicurando una tutela efficace contro i soprusi e la criminalità organizzata. Tra l'altro si tratta di due vicende, una delle quali ha profondamente scosso l'opinione pubblica, e mi riferisco al taglio degli ulivi, e l'altra che per le sue modalità e anche per la rilevanza criminale dei personaggi che sono coinvolti riteniamo che abbia in qualche maniera incrementato a garantire la sicurezza del territorio. Nel Crotonese adesso, dove l'automobile del vice sindaco di Strongoli, Simona Mancuso, è stata incendiata da sconosciuti. L'automobile, una Mercedes classe A, era parcheggiata sotto casa di Mancuso nel centro storico di Strongoli quando è stata incendiata. Simona Mancuso è stata eletta nel maggio dello scorso anno nella lista del PD che ha espresso Michele Laurenzano, sindaco di Strongoli. Oltre che vice sindaco, Mancuso ha le deleghe alle attività produttive e all'agricoltura. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Ciro Marina. Ed ha tentato per tre volte di togliersi la vita lo studente corigliano accusato di aver ucciso la sua ragazza Fabiana Luzzi, 16 anni. Dopo l'ultimo tentativo di suicidio, i giudici del Tribunale dei Minori di Catanzaro hanno emesso un provvedimento di immediata scarcerazione, disponendone il contestuale ricovero all'interno di una struttura terapeutica. Rosalba Baldino. L'avvocato Giovanni Zagarese, uno dei difensori del giovane che ha ucciso e bruciato Fabiana Luzzi, illegale ai nostri microfoni, prima del funerale della ragazza a Corigliano, aveva tentato di far capire che il suo assistito in realtà era vittima del male invisibile che si portava dentro, un mostro che ha distrutto i due adolescenti e le rispettive famiglie. Non conoscevo prima di questo episodio il giovane, l'ho conosciuto in quella occasione, nel primo interrogatorio che è stato fatto sabato notte presso una caserma di carabinieri. L'ho rivisto il giorno successivo insieme all'avvocato Pucci presso la procura dei minori di Catanzaro. Devo dire che è un ragazzo molto provato, molto scosso, sicuramente non ha ancora neanche realizzato la gravità del momento della tragedia. Ore di sdegno, confusione e paura, giorni in cui tutti i pensieri erano rivolti a Fabiana, quel casolare in cui fu portata, colpita con 20 coltellate ed infine cosparsa di benzina e data alle fiamme, perché il ragazzo ha voluto cancellare la sua fidanzata. E la risposta che manca è una storia ricostruita nei dettagli macabri dallo stesso assassino. Lui ha compiuto 18 anni dietro le sbarre e rinchiuso nel carcere di Torino. La notizia è che potrebbe essere scarcerato e affidato ad una struttura sanitaria. L'ordinanza del Tribunale dei Minori di Catanzaro, dopo i tentativi di suicidio, due in una settimana, non è la prima volta che il giovane prova a farla finita, è accaduto anche l'11 gennaio scorso, eppure nell'istituto penitenziario ha seguito tutti i percorsi di rieducazione. Cosa succede nella mente di Davide, quel figlio che la madre, in una intervista esclusiva a Famiglia Cristiana, aveva definito normale? La personalità del ragazzo al centro del dibattimento giudiziario, il cui inizio è fissato per il 25 febbraio e che potrebbe slittare per lo stato di salute del giovane, che sarebbe grave. Ritorniamo adesso sull'efferato omicidio compiuto nei giorni scorsi a Cassano Ionio. La mamma del piccolo Cocò, Antonia Iannicelli, potrebbe ottenere gli arresti domiciliari già forse nella giornata di domani, per consentirle di raggiungere e unirsi alle sue due bambine che questo pomeriggio sono state trasferite insieme alla zia ad un altro zio minore e a altri tre cuginetti in una casa famiglia lontano da Cassano. Lo afferma il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, che da tempo si sta occupando della vicenda. Corbelli ringrazia la suora, responsabile della struttura protetta che ospita la famiglia Iannicelli, per aver dato la disponibilità ad accogliere anche la mamma del bambino ucciso. Ho sentito, aggiunge la suora responsabile della struttura protetta, e le ho chiesto questa grande cortesia di ospitare anche la mamma del piccolo Cocò. Senza questa disponibilità della casa famiglia la concessione degli arresti domiciliari sarebbe più difficile, per questo la ringrazio.
Aspetto adesso che domani la Corte d'Appello di Catanzaro adotti questo provvedimento. Si tratta di un atto di giustizia e umanità nei confronti di una giovanissima mamma che vive nel dolore e nella disperazione dopo la barbara uccisione del suo bambino. Ancora cronaca adesso, i ricavi dichiarati per gli anni 2009-2010 erano pari a zero, ma gli introiti in realtà erano ben più alti. Nei guai è finito un noto imprenditore cosentino del settore dell'abbigliamento che, secondo quanto accertato alla Guardia di Finanza, non avrebbe dichiarato al fisco ricavi per oltre 1,5 milioni di euro. Per eludere i controlli, l'imprenditore avrebbe fatto subentrare nella gestione della società una persona ultra ottantenne, al solo scopo di far ricadere sulla stessa le conseguenti responsabilità penali ed evitare che fosse aggredito il patrimonio personale del reale amministratore. Espediente inutile, visto che le fiamme gialle, a conclusione di complesse indagini coordinate dal procuratore di Cosenza, Dario Granieri, hanno provveduto al sequestro preventivo per equivalente dei beni mobili e immobili nella disponibilità dell'imprenditore indagato per dichiarazione infedele. I sigilli sono stati apposti ad un immobile adibito ad opificio, ad un'abitazione alla quota di proprietà di un magazzino e quote societarie per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro. La sanità adesso, in attesa dello sblocco del turnover per la quota del 15% che avverrà solo tra 2 mesi, l'emergenza all'Annunziata sarà tamponata utilizzando i medici in servizio al 118. E quanto è stato deciso nel corso del vertice che si è svolto questa mattina a Catanzaro tra i sanitari del nosocomio Bruzio, il direttore generale Gangemi e il governatore Scopelliti. I nostri servizi. Dopo un confronto andato avanti per 2 ore e mezza, l'atmosfera è più rilassata. Il dottor Claudio Piccarelli ironizza sul peso eccessivo dello zaino del direttore generale Gangemi. Ma che cosa ci ho messo dentro? Chiede. Non ci saranno mica anche proiettili? Il confronto tra regione, azienda ospedaliera e sindacati dei medici lascia tutti ottimisti. C'è un'apertura verso i problemi della sanità cosentina e questo ci fa fieri. Alla vigilia della riunione il presidente Scopelliti aveva chiesto ai sindacati di fornirgli un elenco dettagliato delle carenze di medici, infermieri e personale sanitario. Pronto soccorso, anestesia, pediatria e tante altre, ortopedia, chirurgia vascolare, urologia, adesso elencarle tutte non è facile, però abbiamo dato un minimo indispensabile. Il vertice catanzarese ha ufficializzato lo sblocco del turnover nella quota del 15%. Auspichiamo che da qui a 60 giorni arrivi lo sblocco del turnover, per cui si potranno pubblicare gli avvisi per il reclutamento delle professionalità necessarie. La rete ospedaliera calabrese potrà così contare su nuovi 100 medici, 40 dei quali dovrebbero essere destinati all'Annunziata. Questi gli impegni a medio termine, prima però c'è da pensare alle criticità attuali. Questi livelli essenziali di assistenza riusciamo a garantirli, dottoressa? E noi i medici che abbiamo chiesto, le figure e gli infermieri e soprattutto il personale ausiliario l'abbiamo chiesto proprio per metterci, diciamo, per raggiungere i livelli essenziali di assistenza. Il direttore Gangemi non si sbilancia, ma una soluzione a quanto pare è già stata individuata. Vorremmo coinvolgere i medici e i paramedici del 118 per risolvere la criticità maggiore in questo momento che l'Annunziata, che come tutti sanno è il pronto soccorso. Quante unità pensate di poter mettere insieme? Ma lì non parliamo di unità, ma parliamo di una convenzione che prevede un monte ore da utilizzare. Da oggi comunque non dovremmo più sentir parlare di accorpamento di reparti. L'accorpamento per il momento è scongiurato, questo sì. Le aperture della regione sono giudicate tali da rendere ormai inutile lo sciopero inizialmente programmato per il prossimo 30 gennaio? Questo dobbiamo valutarlo in sede di incontro intersindacale, però le premesse sono positive. Adesso vediamo cosa dirà la base. In chiusura una chicca. Mentre si ragiona su come potenziare l'Annunziata, torna in vita un sogno a lungo accarezzato. Cosa siete riusciti a strappare al governatore Scopelliti? Qualcosa te lo può dire? Ma abbiamo anche pensato ad un ospedale nuovo, con i tempi che ci saranno, però non è improbabile. Quindi questo progetto non è escluso?
Sembrerebbe di no. Quantomeno lui non è contrario. L'incontro con Scopelliti è l'ultimo atto di una protesta che è iniziata in sordina con riunioni intersindacali all'Annunziata nei primi giorni di dicembre è arrivata sul tavolo del Ministero della Salute. Non era mai successo in 75 anni, tanti ne conta il nosocomio Bruzio. L'AB, punto di riferimento della provincia di Cosenza, che conta 750.000 abitanti, il bacino di utenza più ampio della Calabria, il servizio tra ospedali chiusi sul territorio e personale mancante è diventato quasi ingestibile, ripetono da oltre un mese i sanitari. Questo il quadro, la divisione del personale nelle 40 unità operative. La pianta organica prevede 622 camici bianchi in servizio, ce ne sono 379, ne mancano 243. In corsia sono 580 gli infermieri, sarebbero necessari 845. Si lavora con 265 unità in meno. OS 318 la dotazione organica aziendale, 110 presenti, 208 mancanti. Sanitari andati in pensione 400 circa solo negli ultimi 5 anni e spesso non sostituiti a causa del blocco del turnover. Poi c'è un altro capitolo, quello relativo ai posti letto. Su carta l'Annunziata di Cosenza ha un'assegnazione di 645 posti. In molti reparti quelli attivi sono in numero inferiore, 427 quelli censiti nei mesi scorsi, 218 la differenza rispetto a quanto stabilito. Tra i reparti in maggiore sofferenza ortopedia, ostetricia e ginecologia, terapia intensiva e chirurgia d'urgenza, ma senza personale ad oggi non è stato possibile ampliare l'offerta. Ed è un altro calabrese a raggiungere importanti traguardi in campo medico-scientifico, è un italiano, è un cosentino, Francesco Rubino, di 43 anni, il titolare della prima cattedra istituita a livello mondiale di chirurgia bariatrica e metabolica per il trattamento del diabete. Conosciuto nella comunità scientifica internazionale, il docente ha sviluppato studi e sperimentazioni sulla chirurgia bariatrica per la cura del diabete di tipo 2 su pazienti considerati normali, ossia non obesi. Originariamente concepita come intervento per la perdita di peso, la chirurgia bariatrica può produrre anche notevoli benefici per la salute, tra cui miglioramenti in diverse condizioni metaboliche, in particolare il diabete di tipo 2. Buone notizie adesso per quanto riguarda la viabilità calabrese. A Colosimi è stato inaugurato il nuovo centro per la viabilità invernale che consentirà di aumentare così la sicurezza sulle strade del Savuto e della Sila. Vediamo. Le strade del Savuto e della Sila saranno più sicure adesso che a Colosimi c'è un centro per la viabilità invernale. Lo ha voluto la provincia di Cosenza, che ha già realizzato nelle altre aree montane del territorio centri come questo per garantire la manutenzione delle strade e lo spazzamento in caso di nevicate. La nuova struttura è stata realizzata su un'area di proprietà del comune di Colosimi con un finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 500.000 di euro. Centri di viabilità in una provincia vasta come questa sono appunto presidi per operare tempestivamente l'intervento, per avere cura di questa rete stradale. Noi abbiamo investito in questi anni per rinnovare e soprattutto per rafforzare il parco macchine della provincia. Abbiamo un parco macchine che consente attraverso i nostri dipendenti di realizzare direttamente gli interventi. Infatti anche importanti aziende che fornitrici di questi mezzi, quando devono fare rappresentazioni a tutte le altre province d'Italia, vengono qui a Cosenza per fare le dimostrazioni sullo sgombero neve, sulla manutenzione delle strade. Devo dire che abbiamo compiuto un grande salto di qualità in termini di efficienza e di qualità del servizio, e grazie ai nostri operatori, agli operatori della provincia che sono impegnati nel settore della viabilità, noi realizziamo un servizio di altissima qualità. Ed è ufficialmente partito il progetto Villa Rendano, realizzato in partnership con il Ministero dell'Ambiente, il Comune di Cosenza, la Camera di Commercio, le Università della Calabria e Roma 3 e l'Associazione Safe. Vediamo il servizio.
A Cosenza, con la programmazione di una serie di attività di ricerca, formazione, comunicazione e confronto di idee, è partito ufficialmente il progetto Villa Rendano. Noi avevamo assunto un impegno con la città a settembre dello scorso anno, che saremmo rapidamente passati dal recupero di uno splendido contenitore qual è Villa Rendano, restituendolo alla città, ad una serie di contenuti di qualità, cioè destinati a durare nel tempo, nel campo della formazione, dell'alta formazione, del confronto delle idee, eccetera. Abbiamo trovato, devo dire, degli amici di grande sensibilità e generosità nei confronti della città e di questo progetto. Nell'ambito dell'Università della Calabria in modo particolare, nell'ambito di organizzazioni di categorie professionali, nell'ambito anche di realtà qua all'Università di Roma III, che non è fisicamente vicina alla città di Cosenza. E quindi le attività che noi già oggi siamo in grado di comunicare e che saranno realizzate nel 2014 danno non soltanto un senso concreto alle promesse fatte, ma credo che costituiscono un'offerta di dibattito, di confronto e di alta formazione su tematiche ambientali, energetiche in modo particolare, di grandissimo profilo. La Fondazione, che già da settembre 2013 ha stipulato un'importante convenzione con il Ministero dell'Ambiente, oggi, in virtù della costituzione di un comitato scientifico, potrà dar vita a progetti molto importanti per lo sviluppo sostenibile dell'energia. Sono state elaborate le linee dell'attività che la Fondazione svolgerà nel prossimo anno, a partire appunto da questi giorni, a partire dalla data attuale, e queste linee evolvono in varie direzioni, che vanno da un'attività di seminariale, attività di incontri culturali, che mirano però anche a suscitare progettualità, a poi anche ad una serie di workshop, direi, tematici, che mirano a lanciare grandi progetti per la salvaguardia dell'ambiente, per l'acquisizione di energie alternative, sostanzialmente per incubare grandi progetti di innovazione che riguardano l'ambiente, l'energia e il territorio in generale. Ed ora uno sguardo al meteo. Benvenuti alle previsioni del tempo a cura di cosenzameteo.it. Oggi iniziamo la puntata con alcuni scatti di due tra le tante webcam presenti sul nostro portale, riferiti al maltempo di ieri. La prima foto arriva dalla cima di Montecurcio, in Sila, avvolto dalla nebbia e con più di 60 cm di neve fresca caduta al suolo, mentre la seconda da Mantea, dove possiamo osservare il mare molto mosso e sullo sfondo le virghe di pioggia che scaricano in mare. Maltempo che almeno per oggi dovrebbe dare una parziale tregua, per via del passaggio verso est della depressione che ci ha interessato nei giorni scorsi, ma che già da domani sarà sostituita da una nuova goccia fredda di matrice artico-marittima, con al seguito un nuovo peggioramento delle condizioni meteo e che molto probabilmente interesserà a fasi alterne anche il fine settimana. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per le prossime ore. Domani scenario completamente capovolto, peggioramento intenso dapprima sulla Calabria settentrionale, in evoluzione sul resto del territorio durante il corso della giornata. Meno bersagliato il settore ionico, mentre avremo nuove nevicate copiose su Sila, Serra ed Aspromonte, meno intense sul Pollino, con quota neve inizialmente alta, ma in discesa dalla tarda serata fino ai 900.000 metri. Passiamo alle mappe di mari e venti. Domani i venti occidentali, nuovo deciso aumento su entrambi i mari, con conseguente aumento del moto ondoso, che varierà tra il molto mosso del Tirreno ed il mosso dello Ionio. Per seguire in diretta le fasi del nuovo peggioramento in arrivo, vi invitiamo a visitare il nostro sito web www.cosenzameteo.it ed in particolare la sezione webcam, rivisitata e divisa in funzione delle varie province calabresi. Bene, anche per oggi siamo giunti al termine, grazie, appuntamento a domani. E non ci sono aggiornamenti di rilievo, dunque il nostro telegiornale termina qui. Io ringrazio il regia Michele Cava, messo in onda Giuseppe Costanzo, ed auguro a voi tutti un buon proseguimento di serata.